Signori, bentornati in un nuovo episodio di Far Cry 3. Nell'episodio precedente, dopo 1286 bestemmie, finalmente abbiamo riportato Oliver a casa. Finalmente sano e salvo. La missione era abbastanza buggata a parer mio, non è stata solo colpa mia. Fatto sta che adesso Oliver è a casa. Vorrei vedere se posso interagire con lui. Dopodiché vediamo cosa si può fare. Sì, posso interagire con Oliver. No, non posso interagire manco per un cazzo. Sì, invece. Posso interagire con Oliver. Ehi, grazie per la protezione. Questo posto è una Willy Wonkata. E ora, se non ti dispiace, avrei un incendio da inalare. A dopo. Bene, a caso si fa due canne ed è tutto a posto. Bene, non ci dice niente di che. Vediamo se possiamo allora interagire. Magari è buggato un po' l'interazione. Sarà una questione di FOV. Vediamo se possiamo interagire allora pure con gli altri. Ma non penso a sto punto. Bene, mi sa che dobbiamo uscire. Qua c'è qualcosa con cui possiamo interagire. Non so cosa sia. Tieni premuto. Cos'è? No, sto provando una di quelle cose del dottore, mi drogherò malissimo. Ecco. Che cazzo è? E così, alla fine salta fuori che era una mucca finita sopra una stupida mina. Oddio, i ricordi. Questa è la parte migliore. Colby aveva dissertato per una tipa e la fanciulla era così in forma che lui è collassato. La guerra, amico, ti fa riflettere. Ah, sì, su quanto Ollie è in botta dentro. Queste sono le storie brutte. A quelle brutte non crederesti nemmeno. Torno subito. Ehi, vai a prendere una birra. Prendimi una birra. Ehi, bello, non offro mica. Prendi, su, dai, dagli un po' di soldi, dai. Birra. Ok, te li do io i soldi. Sì, datemi dei soldi. Vuole soldi? Soldi freschi, signori, ecco a lei. Qualcun altro? No, grazie. Dai, che cosa ci... Che bello, raga. Vabbè, guarda dove andavano qua. Signorina Buontonno, lei ha tanti poligoni, vedo. Oh, mamma mia. Oddio. Signore, offrimi una birra. Minchia, ma questo qui è... sembra il pelato del film di John Wick, quello lì del... Il Mai Tai. Fa niente. Ciupiti di Sambuca. 5, 6, 7. Come 7? Problemi di cuore. Te l'ha detto. Jason, Lisa, tienitela stretta. Ciupiti! Finalmente. Adesso sì che si ragiona. Facciamoci questi ciupiti, forza. Un attimo, un attimo. Che bello. Okay, okay. Forza, 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 forza. Bene. Allora, bene. A casa, a casa, a casa, a casa. A mio fratello Riley per il suo brevetto di volo. Riley! Ma dov'è quel gran coglione? Alla carta di credito di mio padre e alla mia. Ma dov'è Kit? Manca l'altro, raga. Kit, quello lì con la giacca bianca, tipo. Bello però, raga. Abbiamo vissuto comunque dei ricordi. Vedete perché ti prendi anche la storia di Far Cry 3? Perché eravamo, cioè, tranquilli. Ci siamo ritrovati qua senza niente. Adesso nostro fratello è morto. Sì, abbiamo trovato la sua ragazza, la mia ragazza. E Oliver, non è più lo stesso. Sarà comunque qualcosa che ci segnerà per sempre. Vero, ci segnava anche se fossero tutti vivi, ma sempre qualcosa di super crudele. Comunque, usciamo, vediamo se magari chiamiamo Danny, se chiamiamo Willy, vediamo cosa succede. Willis, sei tu? Jason, ho trovato il tuo amico Kit Ramsey. L'ha comprato un killer che lavora per Hoyt. Di solito è al bar, nella baraccopoli. Come si chiama? Buck. Buck. Si chiama... Ah, Buck. Ed è venuto per Bene. Allora, intanto dovremmo avere abbastanza soldi per comprare finalmente il nostro cannone. Non ci crederò mai che mi manca... Vabbè, aspetta, se vendo... Dai, dai, dimmi che ce la faccio se vendo ste robe. C'ho i cani, il tapiro, il casuario che ho trovato nell'episodio precedente. Bene, armi uniche. Io volevo provare sto cannone qua. Eccolo qua. Lo utilizziamo al posto della mitraglietta. Bene. Speciali. Ah, ho sbloccato il bengala. Fucile d'assalto, ho sbloccato l'F1 e lancia granate. Ci ha sbloccato questo qui, costava un mare di soldi. Non ha senso sta roba. Un'altra cosa che vorrei vedere è onestamente una cosa molto importante, raga.
noi trasportiamo ancora due cazzo di armi. Cosa ci vuole per la Fiondì? Cioè, io in tutto questo non ho cacciato due cervi, ma veramente, dai, ma andiamo a prenderci due cervi velocemente. Ok, qua ci sono le capre, zona di cervi, zona, queste sempre capre. Dove cazzo sono i cervi? Guarda che ora non ci sono i cervi. Eccolo qua. Bene, ci abbiamo un viaggio rapido? No, non abbiamo un viaggio rapido. Lì abbiamo l'avamposto, purtroppo. Ma non l'abbiamo fatto. Altre zone di cervi, qui, e abbiamo l'avamposto, Orphan Point. Ma qua abbiamo pure la memory card che non ho preso. Ok, in teoria questa zona stessa è una zona di cervi e noi abbiamo un super revolver. E mentre sono qua devo raccogliere assolutamente delle piante verdi, perché mi devo fare delle siringhe mediche che non ne ho. Allora, vediamo dove sono sti cervi. Vediamo se ho un istinto di caccia. Perché quello ha l'aria di essere tutto tranne un cervo. Però qualsiasi cosa era è morto. Cos'era? Ah, un leopardo. Bene. Addirittura qua c'è una reliquia, raga. C'è del loot. Tra l'altro noi siamo proprio senza una lira, quindi ci fa comodo. Oh, eccolo, eccolo, eccolo. È mio, è mio. Vabbè, sti cazzi. Finalmente, raga, finalmente. Non ci credo. Oh, ma tu guarda. Che bestemmia. Per fare una roba così semplice. Un cervo. Fammi la fiondina media. Per fare quella grande serve lo squalo. Ok. Allora che... Oh, una tartaruga. Ah, no, è un cervo. Ah, facco, l'ho visto sott'acqua. Ho detto, minchia, sembra una tartaruga. I cervi li abbiamo cacciati. Molto bene. Ci raccogliamo pure quest'altra pianta. E adesso che possiamo mettere tre armi, ci rimettiamo la mitraglietta. Minchia, quanto vorrei l'MP5, ma purtroppo ancora non l'ho sbloccato. Bene. Ok, per fare la missione principale dovremmo andare praticamente... Che cazzo è modulo di prova? Per fare la missione principale dobbiamo andare qua, da Buck. Prima di andare lì però, raga, abbiamo una zona troppo ostile qua. Andiamo a farci questo avamposto. Ah, questo è l'avamposto che ho fatto completamente a caso, ora mi sto ricordando. Io arrivo qui in barca, convinto, inizio a sparare gente, ho fatto l'avamposto. Andiamo a fare un avamposto così almeno ci portiamo un po' avanti. Ok, le armi silenziate ce l'abbiamo. Abbiamo la revolver se si mette nella merda. Il cecchino è silenziato e anche la mitraglietta. Quindi da questo punto di vista siamo a posto. Abbiamo un istinto di caccia. Minchia, non ne abbiamo più. Allora fammi preparare delle siringhe. Ok, l'avamposto non dovrebbe essere lontano. Qua c'è una grotta. Un attimo. Esploro un minimo. Ah, è una miniera crollata, presumo. Esploro un minimo perché servono dei soldi. Eccolo qua, il nostro avamposto. Tra l'altro abbiamo un bel punto di altezza. Lì c'è l'allarme. Ci sono i due. Una bella tigre, potremmo farla scappare. Vediamo se ci riesce la roba della vita. Allora, intanto possiamo eliminare il cecchino. Siccome mi stanno sgamando, faccio uscire. Faccio. Disattivo l'allarme e libero la tigre. Loro casualmente sanno che sono qua. E mentre se la prendono con la tigre, noi avanziamo. Perfetto. Penso di averli fatti. Che avamposto, signore. Che avamposto. Guardalo lì, con quanta maestria. Bene, adesso ovviamente la tigre dobbiamo ucciderla. Se no è un problema. Tra l'altro con la tigre mi pare che potevamo fare qualcosa. Quindi ci serve pure. Bene. Arrivano come sempre i Rakiat. Comunque questa zona è decisamente più libera adesso. Ah, caga. Mamma mia, se ti ho schivato. Che attento. Ho provato a ucciderti. Farei un po' di missioni secondarie. Magari questo episodio lo dedichiamo a un po' di missioni secondarie. Che dite? Sì, ci facciamo un po' di soldi, un po' di esperienza. Come sempre questa qui è la missione dove dobbiamo uccidere il nostro ricercato con un pugnale. Perché questa qui è la tradizione Rakiat. Perciò dobbiamo fare così. Non so se sto andando giusto. Penso di sì. Che strade del cazzo. Vabbè. Più o meno. Guarda qua. Mamma mia che isola. La zona non è lontanissima. Ok, la zona è questa. Trovi e uccidi il comandante usando un gultil. Non mi dire che sei gente. Ma... pushano queste qui, scusa. Mi fanno fallire la missione. Ah, ok. Ma non ha senso. È lui.
Ho sbagliato. Il bello che ho detto è lui e sparo. Eh sì, però che cazzo, cioè vengono i ragazzi così a caso e mi rovinano il furti. Madonna mia, tutte io raga, tutte io. Comunque, ricapitolando, allora in teoria i nemici sono qua. Ok, quello è il comandante, altri due qui. Tre persone più il comandante. Ne conto quattro totale, quindi. Ovviamente la nostra priorità è fare il comandante. Male che vada, possiamo tirare un sasso lì. Attiriamo un pochino. Oh. Non moriva. Se questo si avvicina, ci saltiamo sopra. Sono un coglione. Che cazzo ho fatto? Il movement. Ah! Cagare. Mamma mia, che due coglioni fare ste robe. Bene, però ci siamo fatti un po' di soldi. Luttiamo, luttiamo. Ma proprio scarso, eh. Sarà l'MK. Sarò io, però. Ok, raga, possiamo dirigerci verso la missione. Dai, la facciamo adesso. Quindi andiamo qua. Siamo di nuovo nella baraccopoli. Quindi anche Buck si trova qui. O forse semplicemente siamo qui per parlare con Willy e farci dare altre informazioni. Tanto qui c'è una missione secondaria che io da una parte vorrei fare. Vediamo. Sono qui. Grazie per essere qui. Ho molto rispetto di ciò che stai facendo. La gente deve capire che i pirati possono essere battuti. Ah, questo è quello che scappava dal campo minato. Come noi. Ecco perché mi servi. Che posso fare? Fotografa dei pirati morti fuori dal villaggio. Perché? Così la gente capirà che non ha nulla da temere. È una cazzata, ma che cazzo stai dicendo? Io devo andare lì a fotografare. Ma veramente, questa qui è la missione? Volevo farvi vedere un pochino le missioni secondarie che diciamo legano un pochino a quella che è la vita su quest'isola. Quindi magari situazioni varie, gente che ti chiede dei favori, delle robe personali, ti fanno un po' capire. Io ho beccato, penso, una delle missioni più stupide. Fare le foto ai soldati per far capire alla gente che si possono uccidere, grazie al cazzo, sono umani. Però insomma, è abbastanza stupida, la faccio in un attimo, dai, vi skippo tutto. Porca madonna, c'è una tigre. Oh cazzo. Oh cazzo. Mi giro, oddio. Ma porca ma... Oh, posso realizzare una ricetta. Portarazzi grande. Abbiamo il massimo come portarazzi. Ok, qua dovrei fotografare il pirata. Magari l'ha ucciso la tigre, quindi sarà qua nei dintorni. Eccolo qua. Inquietante. Perfetto, ho fatto la foto. Ah, così devo fare in tutte le altre zone. Solo che qui c'era la tigre. Nelle altre cose cosa mi aspetto? Cosa devo aspettarmi? Però è vero anche che le missioni secondarie ti danno un bel po' di soldi, eh? E poi non sono mai monotone, sono tutte diverse per quanto mi riguarda. Mi pare che era così. Qua invece addirittura c'è gente. Ah, mio Dio! Ok. Ah, non a lui. Mamma mia, è fortissima questa revolver, raga. Ho fatto bene a comprarla. Ah, era questo il pirata morto. Che la zona è lui? Ah, bene. Ho finito. Possiamo ritornare. Eccoci qua, consegniamo la missione. Ho fatto le foto. Bene, bene, così la capiranno. Sì, ottimo lavoro, sì, Jason. Non ti eccitare, non ti eccitare. Missione compiuta, ci ha sbloccato, ci ha dato $500, sti gran cazzi. Eccolo qua, entriamo nel bar. Ed ecco. Ah, c'è direttamente Buck. È lui quello che ha preso Kate, come cazzo si chiama? Sei Buck? Beh, non è il mio compleanno, ma tu sei il mio regalo. Sto cercando il mio amico, Kit. Nada, non mi dice niente. L'hai comprato da Hoyt. Ah, lui. Ha detto che si chiama... Tu sei fuori. Va bene, allora. Mamma mia, che bastardo. Tu devi essere Jason Brody. Senti, voglio solo Kit. Jason. Non siamo mica dei selvaggi. Siamo uomini d'affari, capitalisti responsabili. Io ho qualcosa che tu vuoi, giusto? È un prodotto e tu hai qualcosa per me. E che cazzo sarebbe? Oh, che caratterino, Jess. Stai attento.
Se mi uccidi non lo avrai mai indietro. Trovami questo. Ma era il pugnale. Se ci riesci, siamo belli e pari. E Kit viene via con te. Portami ciò che è andato perduto. Ho già visto questo pugnale. Pugnale? Dici un pugnale? Questo non è un pugnale, è arte. C'è più storia in questo che nelle vostre chiappe messe assieme. Questo è il mio prezzo, capito? Dove lo trovo? Un cercatore di tesori sapeva dov'era. Ma Vals si è preso la sua barca, la sua ricerca su un tesoro cinese e la sua truppa. Sai cosa ha trovato? Una bella funcemi. No, non il pugnale. Ma la sua posizione. Vuoi riavere Kit? Sali in barca e scopri dov'è l'artefatto prima che se lo fotta qualcuno. E ora via, fuori dai coglioni. Mamma mia, però almeno sappiamo cosa fare. Sappiamo cosa fare. Vediamo, usciamo, vediamo cosa succede. Bene, allora a sto punto dirigiamoci di prepotenza. Muoviamo i contanti e andiamo direttamente a questa... questo ping dove dovrebbe trovarsi questa posizione, insomma, non so, su una barca, una roba. Bene, a sto punto mi dirigo verso il nostro obiettivo. Ci vediamo in zona, se non succede niente di pazzesco. Guardate qua, raga, ho trovato questo piccolo tempio piccolissimo con una reliquia. Guardate quanto è bello. Peccato che non abbiamo la tutelare, se no ci lanciavamo qua di prepotenza, muovavamo i contanti. Ma invece un cazzo. Se mi sentite dire di tanto in tanto muoviamo i contanti, che non c'entra un cazzo, lo so, non lo so perché, c'è questa frase che mi è entrata in testa da due giorni, non riesco a farne a meno. C'è una grotta qua, ma dove cazzo stiamo andando? C'è pure un cadavere. Qua è già saccheggiato. Io qua ho trovato una lettera perduta, ci sono già stato. Perché non posso buttarmi? Perché non ho una tutelare? Madonna, devo farmi tutto il percorso gnogno, qua mi buttavo sfrecciando. Ma i miei occhi, attenzione, vedono un deltaplano, va bene comunque. Possiamo andare direttamente verso l'obiettivo, speriamo che non è proprio sotto di noi, perché sennò è un casino. 400 metri, in realtà, dobbiamo già iniziare a scendere. Ma ci lanciamo! Ma dove cazzo è? Sulla nave? Bellissimo! Attenzione, quella nave! Mamma mia, ci planiamo così, non ci credo. Beh, in effetti, meno male, sennò come cazzo lo attraversavamo, in pieno di squa... Oh, 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 perché cazzo sto cadendo così? Chi segue questa serie sa bene che crashare fa parte della serie. Purtroppo non so perché, non so come, non so quando, ma il gioco crasha in continuazione. E vi posso assicurare che il mio PC regge il gioco. Comunque è un gioco vecchio, dai, il gioco a Warzone. Pensa se non dovesse reggere. Ah, ormai un PC, ormai Warzone è talmente un gioco ottimizzato male e pesante che ormai si usa come unità di misura per calcolare la potenza di un computer. Se un PC regge Warzone è un buon PC. Il problema è che tutto questo causa... Madonna... Caputtana. Il problema è che tutto questo causa una grande... Il problema è che questa roba accade casualmente quando mi avvicino all'obiettivo. Cioè non è che crasho prima. No, è arrivato lì crash. Comunque inizierei a prendere la moto d'acqua, perché abbiamo visto che dovremmo raggiungere quella nave che si chiama Nostalgia. Infiltrati nella Nostalgia. Bene, e già c'è gente. Che due coglioni. Speriamo che non mi vedano, perché merda. Dobbiamo cercare di infiltrarci subito. Porca puttana, furtivi un paio di cazzi. E vabbè, pazienza. Tra l'altro vola questa scala ora che l'abbiamo potuta... Mi hanno visto. Vabbè. Aia. Oddio. Ma che mira ho? Merda, merda, merda. Ok, ok, ok. Mi piace sparare con sta pistola, raga. È proprio bella. Fai una roba, lottiamo questi, bene. No, dammi la pistola, non ti permettere. Quel mio cannone qua è una bestia. Perdiamo un po' di altezza. Come Warzone insegna, l'altezza fa sempre bene. Ok, non vedo nessuno. Anche se c'è gente, come possiamo vedere dalla minimappa, che voi non vedete perché c'è la cam. E che cosa vi devo dire? Che cosa vi devo dire? Non posso dirvi niente se non che sono un fenomeno. Oddio, questo è un corazzato. Chissà se l'ho fatto. Non so se l'ho preso, lo sto prendendo.
Mamma mia, che armi usano? Beh, un M60, quest'arma non c'era in vendita. Quindi significa che altre armi si sbloccano nel negozio dopo. Guarda come sono morti questi, incredibilmente. Ah, buono, buono a sapersi sta roba. Mi sa che è qua, guardalo lì. Comunque, siamo nella nostalgia. Abbiamo liberato tutta la nave. Dovremmo poter accedere all'interno. Caricamento, quindi qua dentro tipo un'altra... Ok, qua possiamo fare molto furtivamente. Belle, ho sempre adorato le missioni così nei giochi. Perfetto, lo portiamo qua dietro. Vai via. Devo vedere se c'è un'impostazione, un'abilità, soprattutto se ho un punto abilità. Non ho un punto abilità, non vediamo un cazzo. Bene, volevo vedere l'abilità, quella lì che atterrando così col corpo a corpo, atterrando col corpo a corpo, ti luttava in automatico la gente. Attenzione, raga. Furtivamente, abbattimento a catena. È vero che sta roba dà un mare di esperienza in più rispetto a quella che normalmente prendiamo anche facendo un headshot. Quindi la furtività conviene. Nessuno ci ha sentiti per adesso. Ok, stiamo molto attenti. Uno è qui. Trasciniamolo, perdi qui. Che l'altro è lì. Non sembra ce ne siano altri, almeno non ne sto vedendo. Perfetto, eliminiamo anche queste. E dai, si mette sempre l'arma di mezzo, dovrebbe dare priorità al saccheggio. Proseguiamo, siamo sempre all'interno della nostalgia. La minchia, ma è pieno qua. Ah, sono statue, vaffanculo. Ok, due, minchia, tre. Mamma mia. Meno male che abbiamo sbloccato l'abbattimento a catena. Dai, ma... Non ha sparato, speriamo che... Dai, raga, l'ho preso in faccia, io non lo so. Vabbè, speriamo non mi abbiano sgamato più di tanto. Ok. Questi non posso abbatterlo. Come cazzo ho fatto a ferirmi? Non lo so. Oddio. Faccio un altro. Levati dal cazzo. Vatti. No, cazzo li fai la foto. Comunque, ragazzi, siamo ritornati in questo punto. Questo ci scioglie. Mamma mia, meno male che abbiamo quest'arma. Se no, ciao. Ce la siamo fatti molto sbrigativa. Ma ce l'abbiamo fatta. Abbiamo ucciso il corazzato. Pacchetto di cocaina. Attenzione. Ok, siamo arrivati. Posizione del pugnale qui dentro. E speriamo. Se no, mi ho bestemmiato inutilmente. Eccola. Quella bussola sembra importante. Forse mi porterà al pugnale. Attenzione, scarichiamo tutti i dati. Dai, è bello. Cioè, non rompere i coglioni. Ok, download completato. È una trappola. Ma porca. È esplosa tutta la nave. Merda, raga. Minchia, ora ci tocca nuotare così tra... nel relitto cercando l'uscita. Immaginavo. Meno male che ho messo l'abilità di nuotare più velocemente. Ok, qui possiamo ricaricare l'ossigeno. Significa che è un percorso abbastanza lungo. Ok. Ah, vabbè, era soltanto questa parte qua. Devo uscire da qui. Lo so, ci siamo. Chiudi qua, chiudi le porte stagne così. Così è sicuro che l'acqua... Bene, un po'. Merda. Dove cazzo passo? Ah, qua posso aprire, vaffanculo. Vai, 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 vai. Merda. Siamo di nuovo in acqua. Che cazzo è? Ma vai a cagare. Ci, 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 ci. Vai. Madonna. Ok. Ci siamo, ci siamo. Prendi un po' di aria. Ce l'ho fatta. Vai. Vai. Mamma mia, è esploso tutto.
Il Titanic a confronto è uno scherzo. Guarda che scena. Mamma mia, bellissimo comunque. Wow, pure gli squali. Tanta roba, raga. Tanta roba. Ehi, buongiorno. Oi, Jason. Buongiorno, tesoro. Lo so che la foresta è bella e misteriosa, ma muovi il culo, dolcezza. Eccoti. Trovato il mio tesoro? Non era sulla nave. Ah, Jason. Spezzerai del tutto il cuore a Kit. Mi sembrava teso l'ultima volta. Perché me lo dici? Non lo so. Pur parlé, caro, pur parlé. Questo è un bastardo. Hai preso la bussola. Ottimo, molto bene. La ricerca dice, segui la bussola. Grazie infinite. Quando vuoi. Ora, se riesci a badare a te stesso, io vado da Kit. Ok? Ciao. Non mi piace, non mi piace sto bug per niente. Comunque sta bussola è stranissima. Beh, è chiaro che ora tramite la bussola andremo a recuperare il pugnale. Signori, io con questo bellissimo tramonto vi saluto per questo episodio. Ci vediamo nel prossimo episodio con Far Cry 3. Io nel frattempo, in vostra assenza, vado almeno a prendermi questa antenna, così ci liberiamo questa zona e vediamo qualcosa. Quindi, signori, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao, belle mie.